due ragazzi del borgo, cresciuti troppo in fretta, un'unica passione per la bicicletta, un incrocio di destini in una strana storia di cui nei giorni nostri si è persa la memoria, una storia d'altri tempi, di prima del motore, quando si correva per rabbia o per amore, ma tra rabbia e... Domenica 11 settembre siamo qui a Rivara in occasione del 7° Memorial Francesco Data, una famiglia da sempre legata al ciclismo, lo dimostrano infatti i vari componenti della famiglia Data che hanno preso parte alle competizioni ciclistiche, ma ci facciamo spiegare meglio da Marita Data, figlia di Francesco. Buongiorno a tutti e sono molto contenta di essere qui oggi in occasione di questo 7° Memorial intitolato a mio papà. E la nostra famiglia è sempre stata molto legata al ciclismo, lo zio Bruno che tra gli organizzatori della gara correva da giovane e ci è sempre piaciuto molto questo mondo, questo sport. E quindi come azienda siamo al 7° anno nell'organizzazione di questa gara sportiva e nelle passate edizioni correvano i ragazzi allievi e da quest'anno gli juniores, quindi alziamo l'asticella e una bellissima giornata a Rivara piena di gente, quindi lo sport è qui ed è bellissimo sempre vedere tutti questi ragazzi che si impegnano e danno il meglio e quindi siamo molto contenti che tutto ciò possa accadere. Una giornata colorata, infatti piena di colori, di tutte le squadre che prendono parte appunto a questo 7° Memorial. La gara avrà inizio alle 14 con un percorso abbastanza impegnativo, un 115 km che impegneranno i ragazzi in un circuito tutt'altro che semplice. Sì, quest'anno abbiamo fatto una variante, negli ultimi tre giri abbiamo allungato il percorso e 75 sono i ragazzi che parteciperanno e 18 le squadre, quindi ci sono tutti i presupposti perché esca sicuramente una bellissima gara. Il 7° anno che organizzate appunto questa manifestazione, come hai detto tu prima, quest'anno un salto di qualità cambiando appunto la categoria passando da lieve a juniores, il prossimo anno? Vedremo, sorpresa! Lucia Negro, presidente del Velo Club, coorganizzatore insieme ai fratelli Data di questa manifestazione. Quest'anno appunto primo anno della categoria juniores, se ci vuole spiegare com'è strutturata questa corsa. Ma è una corsa che quest'anno sono i ragazzi di 17 e 18 anni. Sono sei giri sul basso, quindi senza salite, senza niente, e tre giri con la, passando da Levone fanno la salita della Stesia, che sarà abbastanza quello che probabilmente risolverà la corsa. E sono ragazzini che vengono dalla Lombardia, ci sono due squadre francesi e i nostri atleti piemontesi. Quindi una corsa che molto probabilmente si deciderà sull'ultima salita, che è stata protagonista anche del Giro d'Italia e quindi... Sì, saranno i tre giri, molto probabilmente gli ultimi tre giri che decideranno la classifica finale. Bruno Data, fratello di Francesco a cui è dedicato il Memorial, un corridore di un tempo, che gare facevi? Un corridore che ha corso dal 64 al 70. Ho partito subito da esordiente col gruppo sportivo Bausano di Rivarolo, poi sono passato alla Bergamin dove c'erano anche i Giovannini, i due gemelli che hanno fatto molto, molto bene anche loro nella loro epoca, per finire poi nell'Adruvento da dilettante di terza. Dilettante di terza sarebbe gli juniores di oggi, solo che allora si chiamava dilettante di terza. E poi troppo lavoro, il militarismo, una balla un'altra, è data a Bruno, la sua carriera l'ha finita lì. Però sono andato tre volte al campionato italiano, che ne prendevano 8 per regione, perciò qualcosetto ho fatto. Sono orgoglioso di quello che ho fatto, adesso mi piace organizzare questa corsa in memoria di mio fratello, finché possiamo lo faremo molto volentieri, perché è una cosa bella, a noi ci piace il ciclismo, ci piace lo sport e speriamo di farlo per tanti anni e di aumentare di categoria. Quest'anno abbiamo aumentato da allievi a juniores perché abbiamo il nostro Alessandro Peracchione che è aumentato di categoria, io dico nostro perché anche noi lo sponsorizziamo e siamo molto fieri, ed è un bellissimo, un bravissimo corridore che penso che lo sentiremo nominare negli anni
futuri, perché è veramente un bravo ragazzo serio che ha capito cosa vuol dire fare il ciclismo e lui vuole provare a diventare un secondo Balbamion. Rosetta Martino, membro delle associazioni rivaresi, il volontariato come sempre al sostegno e a supporto delle iniziative come questa. Sì, noi essendo che facciamo parte delle associazioni, tutti insieme diamo una mano a questa manifestazione che sono diversi anni che viene fatta con forza e con voglia. Abbiamo diverse associazioni anche dai paesi vicini che ci danno una mano. Quanto tempo ci vuole e quanto impegno mettono i volontari delle associazioni del territorio nel supporto di gare come questa e come altre? Beh, in questo caso diciamo che la macchina organizzativa sta dietro a tutte le manifestazioni del paese dove chiedono la nostra presenza. Togliamo parte del loro tempo ai volontari, perché essendo volontari, come si dice la parola, alle famiglie, e noi questo lo ringraziamo sempre, perché fanno parte insieme a tutti noi per far svolgere queste manifestazioni. Il territorio è vasto, manifestazioni ce ne sono sempre e quindi diciamo che è una cosa catena e i volontari partecipano molto molto volentieri. Come macchina di organizzazione ce ne va, e anche parecchio tempo ne richiede. La volontà c'è e si prosegue. Come due biciclette, Sante Polastri, il tuo giro è finito. E già si racconta che qualcuno ha tradito. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante. Vai Girardengo, vai grande campione, nessuno ti segue su quello stradone. Vai Girardengo, non si vede più Sante, è sempre più lontano, è sempre più distante.